Oggi nei locali del Circolo Ufficiale della Marina Militare di Augusta è stato presentato il bilancio dell'attività Mare Nostrum dal procuratore capo della Repubblica di Siracusa, il dottor Paolo Giordano. I risultati raggiunti nel periodo 2013-2014 sono stati di elevato interesse investigativo e soprattutto giudiziario per il certosino carattere informativo impiegato, per il numero materiale rinvenuto e catalogato, concretizzatesi dopo l'arrivo di 39.537 migranti clandestini suddivisi in 244 sbarchi che hanno determinato l'arresto di 200 scafisti e in ottemperanti ai provvedimenti di espulsione dei prefetti del territorio italiano, il sequestro di 40 imbarcazioni clandestine e di 2 motori fuori bordo. Altre imbarcazioni sono state lasciate alla deriva, mentre altre sono affondate poco dopo aver recuperato i migranti. Si è cominciato a investigare sulle navi e si è proseguito a terra, garantendo tutte chiaramente le norme del codice di procedura penale. Praticamente abbiamo dovuto fronteggiare questa emergenza continua, senza trascurare i nostri doveri d'ufficio, ma con le poche risorse disponibili abbiamo dovuto accantonare provvisoriamente altre questioni meno urgenti e meno pressanti. L'attenzione è alta anche sul fronte del terrorismo? Sì, come ho già detto, c'è questo rischio anche se non ci abbiamo un'evidenza di prova, però ci stiamo attrezzando e certamente non saremo impreparati qualora vi fossero delle emergenze di questo tipo.